Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi coniglietti pasquali in legno e fil di ferro. Un oggettino ecologico e molto elegante per addobbare le vostre tavole di Pasqua. Faremo un segnaposto e un fermatovagliolo a forma di coniglietto. E allora, venite con me sul piano di lavoro. Prima però lasciatemi un pollice in su, mi raccomando. Ed ecco il semplice occorrente per il nostro coniglietto segnaposto o fermatovagliolo. Questo lo decidete voi, ma vedrete che è facilissimo farlo. Potete farlo anche per entrambi gli scopi e riempire la tavola di coniglietti. Una pinza del fil di ferro sottile, due palline di legno, una più grande e una più piccola. Potete farli di qualsiasi diametro. Io ne ho una da 3 e una da 1,5. Ma in generale anche un po' più grandi verranno dei coniglietti semplicemente più grandi. Poi per il segnaposti vi occorrerà un pezzettino di cartoncino naturale, io lo prediligo, ma anche bianco andrà benissimo o anche colori pastello che si accordino col vostro tovagliato. E poi un cordino, un laccetto. Per il fermatovagliolo il laccetto andrà più lungo, per il segnaposto il laccetto andrà più corto, ma adesso lo vedremo facendo insieme il nostro lavoretto. Come prima cosa prendiamo il fil di ferro e prendiamone un 40 cm, è troppo, ve lo dico sin d'ora, ma meglio abbondare che deficere, per toglierne pezzetti c'è sempre tempo, diciamo così. Come prima cosa faccio? Piego a U e incrocio fino a formare una sorta di E, lo vedete? La stringo perché il mio coniglietto è piccolo, quindi porto giù e mettendolo, rincrociando di nuovo il fil di ferro, creo questa sorta di cuoricino. Voilà! Arrivati al cuoricino, giro e lo fisso così. E voilà! Adesso non faccio altro che prendere le mie palline, inserire la più grande, quindi quella che sarà il corpo del coniglio, e cercare di capire, messa la testa, quanto fil di ferro mi occorre per fare le orecchie. Quindi, una volta capita questa cosa, porto in giù entrambi i miei fil di ferri, così, voilà, e anche qui non faccio altro che avvitarne così, 1, 2 e 1, 2, 3 le estremità. Semplice, no? A questo punto avremo questo, stringo e infilo anche l'altra pallina che faccio scivolare fino a toccare l'altra. Tiro un pochino su, faccio in modo che questo cuoricino, voilà, vada sino a su, così, e blocchi la pallina inferiore formando anche la codina del coniglio. A questo punto allargo i due lembi di fil di ferro e, come prima cosa, anche qui tenendo ferma la codina, se no mi si muovono, incrocio, quindi allargo uno e due e sistemo ben bene le orecchie. Per farle più tondeggianti posso anche prendere un oggetto rotondo. Quello che avremo sarà questo coniglietto. Adesso, per nascondere un po' la giuntura tra le due palline, leggo il fiocchetto. Allora, uno. Se devo usarlo come fermatovagliolo, vi consiglio di dare un puntino di colla a caldo a questo fiocchetto, in modo da non dover fare il doppio nodo, ed elimino ovviamente l'eccesso. In questo caso
questo mi serve semplicemente come segnaposto, quindi elimino gran parte del l'accetto. Per trasformarlo in un segnaposto scrivo il nome del commensale proprio qui. Enzo, chi sarà mai questo commensale? Prendo un pochino di colla, potete usare anche la colla a caldo, farete prima e meglio, e poggiate così il vostro coniglietto. Lo metto molto all'estremità del pezzettino di carta in modo che mi rimanga sul davanti molto spazio per scrivere il nome del commensale, ok? Adesso lo metto ad asciugare e nel frattempo faccio un altro coniglietto che mi servirà come fermatovagliolo. Pallina grande e pallina piccola, circa 40 cm di fil di ferro, incrocio i capi e formo una piccola E. Giro, rincrocio i capi e formo un piccolo cuoricino. Giro, 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 giro. A questo punto prendo la prima pallina e la inserisco. E poi mi rendo conto di quanto lunghe voglio che siano le mie orecchie. Una e due. Ok? Quindi torno giù e giro, 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 giro e fisso. Quindi schiaccio e inserisco l'altra pallina. Tiro su la codina, voilà, e tiro giù la testolina e apro le mie orecchiette. Prendo per un fermatovagliolo, posso usare un laccio più pregiato, quindi un nastrino. Faccio dapprima il fiocchetto e lo faccio così, semplicemente prendendo i due lembi, tirandoli in maniera stretta. Quindi prendo e faccio un doppio nodo sul retro. Uno e due, e stringo bene, voilà. A questo punto il fiocchetto davanti è indipendente dal doppio nodo dietro, quindi posso tranquillamente con questo allacciare il mio tovagliolo ed ecco un fermatovagliolo di Pasqua troppo troppo carino e super ecologico. Allora ditemi, cosa preferite, il fermatovagliolo o il segnaposto, o metterete a tavola tutte e due? Io volutamente lo sto lasciando così, senza tratti somatici del coniglio, per renderlo più fine e adattabile anche alle tavole più eleganti. Invece qualora faceste occhietti stilizzati e musetto stilizzato, diventerebbe subito più fantasy e quindi adatto per tavole più scanzonate e gioiose, e magari, perché no, per il tavolo dei bimbi. Bene, divertitevi con le palline di legno e il fil di ferro a creare un esercito di coniglietti. Io vi lascio alle foto e noi ci vediamo al prossimo video pasquale. Un bacio a tutti!